Rieccoci, benvenuti a Focus, l'appuntamento serale del Dopo TG. E questa sera raddoppiamo, nel senso che abbiamo due ospiti, ve li presento. Alla mia destra Don Antonio Baionetta, buonasera Padre Antonio, della Chiesa Madre di Comiso. Alla mia sinistra invece Don Tonino Puglisi. Buonasera Don Tonino, Buonasera. insegnante presso il Liceo Carducci di Comiso, insegnante di religione in questo caso. Entrambi sono qui perché l'argomento di attualità, di stretta attualità, questa decisione del ministro Profumo, che infatti intanto ha fatto infuriare i cattolici, ha detto il ministro in pratica: cambiamo l'ora di religione. Don Antonio, cominciamo con Don Antonio, perché non andava come la prima storia di religione. Ma io andrei subito a sottolineare una cosa, che i ragazzi che vanno a scuola viene loro proposto se vogliono avvalersi dell'ora di religione. Per cui Quindi è facoltativo. i ragazzi, è facoltativo, i ragazzi dicono sì, noi vogliamo quest'ora. Allora io capirei se da parte dei giovani se fosse venuta fuori una protesta, un qualcosa per dire cambiamo così nomai, eccetera. Ma che venga dall'alto, un qualcosa che viene scelto, accettato, voluto dai ragazzi. Mi sembra un qualcosa di inopportuno, tanto più che, come giustamente sottolineava anche stamattina, ho letto il cardinale Ravasi, non è un'ora di catechismo, è un'ora di cultura religiosa che nasce dai principi del Vangelo, che sono dei principi universali. Ricordiamoci che il perfetto cristiano coincide con l'uomo, il vero uomo, che si realizza nella sua umanità, nella pienezza della sua umanità. E quindi i valori di libertà, di giustizia, di pace, di fraternità, di uguaglianza, di spirito di servizio, che nascono dal Vangelo, sono i veri valori su cui si regge la nostra società, magari si reggesse sempre su questi valori. E nessuno dei ragazzi contesta questi valori. Può capitare che, ma non ci sono degli Sono delle insegnanti eccezioni, che fanno diciamo. del Sì. Padre catechismo, il catechismo si fa in parrocchia. Ecco. Puglisi, lei che invece sul campo proprio opera, ecco, come l'ha presa questa iniziativa del ministro? Bisogna tenere presente che lì a scuola appunto facciamo cultura religiosa in maniera specifica di tipo cattolico, ma per una conoscenza che è fortemente radicata nella società in cui siamo. E sarebbe strano che noi studiamo la storia d'Italia, d'Europa, le opere d'arte che ci sono in Italia e in Europa, le opere letterarie e facessimo, fossimo più generici invece in altri campi come quello religioso, considerato che il fenomeno religioso non è soltanto e non è principalmente e in prima istanza di carattere personale, ma è di carattere sociale. Le religioni sono un fenomeno sociale e il cristianesimo, nella sua fattispecie cattolica, è un fenomeno sociale che le persone vivono nella quotidianità. Anche a scuola si sente questa partecipazione dei ragazzi in genere attiva a quest'ora di religione, con le debite differenze di apertura, di atteggiamento, ma anche i ragazzi che non si avvalgono in gran parte sono rispettosi di quest'ora e sono interessati quando si affrontano degli argomenti che hanno un risvolto soprattutto sociale. L'iniziativa del ministro che parte infatti dall'affermazione che dice: siamo un paese multietnico, quindi dobbiamo aprirci ad altre fedi, ma la CEI pare che dice è così da anni, si fa da anni questo. Certo, ma c'è di fatti nei programmi che sono, di cui c'è stato tra l'altro un accordo proprio quest'anno tra la Conferenza Episcopale e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prevede questo taglio culturale. Ed è previsto nel programma anche la trattazione di una parte, o almeno delle caratteristiche principali delle principali religioni, e quindi dell'induismo, del buddismo, dell'islam, confucianesimo. Sia per quanto riguarda i testi, sia per quanto riguarda anche sussidi audiovisivi e l'impostazione stessa che noi diamo alle nostre lezioni, lezioni che sono sempre rispettose della cultura delle persone. Però sarebbe strano che laddove una cernita avviene, una scelta avviene per tutte le altre parti della cultura, nel campo religioso, considerato fra l'altro che se ne fa solo un'ora alla settimana, si pretendesse di fare una cosa così generica che abbracci tutto, è materialmente impossibile realizzare questo. Antonio, in pratica dalle reazioni e poi dai commenti che abbiamo sentito, pare che si sia fatto rumore per nulla alla fine. Sì, ma soprattutto perché se guardiamo la realtà del mondo giovanile, è una realtà che ha bisogno di pensare e che ha bisogno di cercare. Io sono stato tanti anni a contatto con i giovani, lo sono ancora, anche da parroco magari meno.
Ma io ricordo che non bastava l'ora di religione, io ho insegnato 30 anni, 25 anni sono stato al liceo scientifico di Vittoria e poiché non bastava l'ora di religione mi chiedevano di poter ancora parlare e avevo ancora degli incontri di pomeriggio liberi fuori dall'ambito scolastico proprio per gli studenti. Anzi, c'è stato addirittura, io ricordo due fatti particolari che fanno veramente pensare su quelle che sono le esigenze dei giovani. Una classe che diceva perché dobbiamo avere 2 ore di educazione fisica e 1 ora di religione e andarono dal preside, il preside rifugiato, ricordo che può testimoniare, è ancora pieno di salute e gli auguro ancora tanto bene e tanta salute, sono andato da lui per dire noi il martedì abbiamo 4 ore, possiamo come gli altri giorni fare 5 ore e lei può inserire ancora un'altra ora di religione? Sono andati i ragazzi a chiedere un'altra ora di religione. Ho un ricordo particolare, periodo del 68, la contestazione, anni 68-70, quello che c'era nelle scuole, occupazione, eccetera, e c'era sciopero, e quella volta era sciopero bianco, cioè i ragazzi tutti in classe, però non aprivano libri, quaderni, non rispondevano agli insegnanti, erano lì, muti. Solo la presenza fisica. Solo la presenza fisica. Quindi il preside mi avvisò, dice Don Antonio, guardi che oggi c'è sciopero bianco, si porti qualche libro, qualche giornale, dobbiamo stare in classe, ma i ragazzi non fanno niente. Quando io sono arrivato ho detto ragazzi, ok, buon lavoro, io ho portato qua una rivista da leggere. No, no, è sciopero per gli altri, non per lei. Noi dobbiamo lavorare. Mi hanno fatto fare lezione. Ma perché toccava gli argomenti della loro vita. I loro problemi, la libertà e la possibilità di ampliare e di toccare tanti settori, faceva sì che venissero fuori quei settori che particolarmente, secondo l'età, se erano adolescenti, se erano più maturi, premevano loro. Mi spanto un luogo comune, padre, sì. Perché che se ne dica dell'ora di religione, relegata di solito alle ultime ore, con ragazzi distratti, dopo 5 ore, invece lei conferma che... Non è vero, il contrario. Al contrario. C'era attenzione. Sì, io proprio dei ricordi bellissimi quando ho dovuto lasciare, anche perché poi cambiavano i progetti, io ero parroco, non potevo fare oltre 5 ore, quindi ho dovuto lasciare l'insegnamento, ma per me... Poi col sacerdote. Sì, ma tanti ragazzi e tante conoscenze che io ho fatto a scuola sono state veramente fantastiche. E posso aggiungere che arrivavano a scuola e partecipavano tutti, anche ragazzi non credenti. Alcuni mesi fa a Vittoria avete intitolato una strada a una ragazza, Renata Mascolino. Sì. Ecco, quella è stata alunna mia, ma quando era nella mia classe non era battezzata, non era cristiana, senza battesimo. Senza battesimo. Ha partecipato così, perché voleva anche lei sentire. Ma è stato durante le ore di religione, e poi soprattutto fuori, che ha capito l'importanza, ha scelto di essere battezzata fino a diventare una figura veramente importante per la città di Vittoria. Non si dedica una strada a chiunque, ecco. Una figura che veramente ha catalizzato l'attenzione di tanti per quello che lei ha fatto poi da medico, per le sue sofferenze, la sua dedizione alla causa di bambini ammalati di talassemia, la sua opera di ricerca, eccetera. Una figura tale che, ecco, è arrivata a scuola di religione da non cristiana perché non era battezzata. Ed è lì che ha maturato il resto. Ricordo anche alcuni casi di ragazzi che arrivavano al liceo e quindi, sapendo che potevano scegliere avvalersi o non avvalersi, magari dicevano no, eccetera. Però i primi giorni il preside non sapeva come sistemarli, diceva intanto partecipate, poi vediamo come sistemare. E dopo alcune lezioni andavano in segreteria e cancellavano il non avvalersi. Noi vogliamo avvalerci dell'ora di religione. Rarissimi casi, ho avuto di ragazzi che si sono fatti esonerare, che non hanno partecipato. Penso ancora oggi, padre Tonino nel liceo può dire quanti sono i casi di ragazzi che non si avvalgono dell'ora di religione. Ce ne sono di casi, pochi. Ci aggiriamo intorno al 9-10% della popolazione scolastica. Ma ripeto, anche qui, quelli che poi di fatto non vengono, anche in prima ora e nell'ultima ora. Sono dei ragazzi che potrebbero entrare in seconda ora pur non avvalendosi e arrivano alle 8:30 invece regolarmente, alle 8:10 adesso dopo l'orario cambierà, arriveranno alle 8:10, alcuni rimangono fino all'ultima ora, ce n'è qualcuno che poi va via prima o arriva, è chiaro, ma anche quelli che rimangono in genere sono molto rispettosi, non solo, vorrei precisare, quelli di cultura nostra, italiana diciamo, che rimangono in classe, ma anche perché abbiamo
abbiamo anche dei casi di ragazze di provenienza estera, rimangono molto rispettosi, chiedono, a volte partecipano, ed è ammirevole vedere che c'è questa partecipazione dei ragazzi. La sua esperienza sul campo, padre Puglisi, questi giovani degli anni 2000, come sono rispetto agli allievi invece di Don Antonio? Sono attenti, hanno sempre il telefonino pronto. Hanno sempre il telefonino pronto, il telefonino è a portata di mano. Il pericolo di distrazione. Il pericolo di distrazione c'è sempre. Io a volte intervengo in maniera un po' forte e vedo però che certe volte certe lezioni si svolgono in maniera conflittuale. Perché bisogna richiedere questa attenzione, perché non è subito immediatamente disponibile, perché spesso si vorrebbe, rimane ancora questo luogo comune dell'ora in cui si può fare tutt'altro e non se ne coglie, penso che lì sia l'elemento di debolezza, non se ne coglie la portata culturale, perché i ragazzi hanno bisogno di ritornare a comprendere questo. Teniamo presente che oggi sono ragazzi che sono meno motivati anche da un punto di vista politico, per esempio, no? Il calo che c'è stato nell'interesse politico lo si vede anche in un interesse religioso attivo, per cui c'è bisogno di motivarli anche in maniera forte, certo. Però mi sono reso conto di una cosa in questi anni, sono al 18° anno, ho appena iniziato il 18° anno di insegnamento, che parecchi, anche di quelli più tosti, se li vogliamo definire così, me li ritrovo poi dopo qualche anno, qualcuno me lo ritrovo per così vedere un po' lo schema della tesina di maturità, qualcuno me lo ritrovo dopo perché viene per parlare, per confrontarsi, ed è bello. Forse dico proprio che i ragazzi che prima hanno un po' morso il freno nel farla, poi acquisiscono una maggiore ampiezza. Mi ricordo qualche anno fa abbiamo trattato, quando è uscita l'enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est, parte di questa enciclica in classe. Poi uno dei ragazzi andò a fare il colloquio per entrare alla Cattolica, entrò e mi disse: ma sai che è stato utile fare quelle cose in classe, perché poi me le sono ritrovate come delle cose che abbiamo fatto. Ma sul momento non è immediatamente facile fare questo, perché bisogna motivarli, anche insomma un po' stuzzicarli, fare delle strategie, cercare delle strategie. Un fatto significativo è come tutti questi ragazzi, per esempio, che escono dalla scuola, dalle sue lezioni, vanno a cercare poi il padre Tonino nel momento in cui devono sposare, nel momento in cui devono fare delle scelte serie, o alle volte magari da giovani sposi, quando cominciano i primi problemi. Per cui la figura del sacerdote non è solo dell'insegnante di cultura, ma diventa un punto di riferimento poi per la vita, perché in fondo la scuola ci proietta nella vita, e nella vita si giocano tutt'altro i problemi. Allora avere qualcuno a cui fare riferimento, a cui puoi chiedere aiuto, di cui tu ti fidi, che è stato per te sostegno, esempio, è importantissimo. E tutti i ragazzi che escono dalle sue lezioni poi cercano lui per sposarsi. Prima per prepararsi al matrimonio e poi per sposarsi. È importante questo, significa che non sono stati inutili quegli anni, ma che è rimasto l'insegnante di religione una figura che è importante per la loro vita. Padre Puglisi ha sfiorato il tema politico, nel senso c'è questo calo dei giovani verso appunto la politica. Giovani, ma anche cittadini, Don Antonio, la disaffezione verso la politica, perché ha toccato questo punto così basso? Perché sono crollati tutti gli ideali. Leggere poi quello che le cronache basta leggere quotidiane. Quello che c'è. Quali sono gli ideali che vengono proposti? Parole tutte uguali, che scambiano l'uno con l'altro. Si parla solo di borsa, sì, e mercati. Sì, a parte questo, poi la realtà, ma anche quando si vuole parlare di progetti, di programmi, di valori, tu li puoi vedere appiccicati dall'estrema destra all'estrema sinistra, più o meno giocano con le stesse parole. Quando poi si fa vedere la realtà dei fatti, è tutt'altro. E allora, certo, terribile la situazione quando a un certo punto si molla, si deroga e si lascia in mano a chi? A chi? Questa è la domanda da farci. Attualmente siamo al 35-40% di persone che dicono di astenersi, che non vogliono andare a votare. E quando saranno 60-70 a questo punto? Cosa avverrà? Che cosa avverrà? Ecco, sono situazioni che dovrebbero farci pensare e che dovrebbero far fare un serio esame di coscienza. Lei ha incontrato il cardinale Compianto Martini? Non direttamente. Io mi trovavo a Milano per un incontro di famiglie che tenevo con una coppia di sposi, e aspettavamo lui perché concludesse quell'incontro. Non poté venire
ma mandò il delegato per la pastorale familiare. Però fu carino che mandò a me e alla coppia di sposi che tenevamo questo incontro un libro con la sua firma e la dedica. Te l'ho chiesto perché, a proposito di quell'affermazione, no, che ha un po' fatto saltare qualcuno al Vaticano, chiesa che è indietro di 200 anni. Che chiave di lettura, come, che idea si fa, che riflessione fa su questo? Ma è chiaro, Cardinale Martino è una figura profetica e come tali i profeti guardano lontano, no? E per cui sono importanti i profeti, ci vogliono, anche se poi logicamente guardare lontano ma non vedere dove mettere i passi è pericoloso. Occorre avere uno sguardo lontano, avere nel cuore magari un'utopia. Però contemporaneamente bisogna coniugare l'utopia col passo che oggi posso fare, che oggi devo fare. Allora non si può andare avanti senza che ci sia una maturazione anche del tessuto sociale, del tessuto ecclesiale. Lui aveva una visione più ampia, diciamo, ecco, a più largo raggio. Sì, diciamo, aveva così. Una visione senz'altro, i suoi libri sono meravigliosi, io quando posso cerco di leggerli, sono tra quelli che preferisco. Ma è poi nella concretezza della vita che noi ci troviamo. Io parlo del nostro tessuto ecclesiale. E come faccio io a guardare lontano se poi accanto a me c'ho la gente che mi dice: padre, ora c'è la festa della Dorata, che facciamo? Ora c'è la festa di San Biagio, i fuochi li facciamo o non li facciamo? E vivono di questi problemi. Devo io confrontarmi con questa gente? Non posso volare in alto e andare oltre, quindi, ma devo coniugare l'utopia con la realtà di tutti i giorni. Il tema tempo, il tempo che Sant'Agostino non riusciva a definire, possiamo... cos'è il tempo per un cattolico? Guardare il futuro, guardare il passato. Ecco, la Chiesa, cioè anche la parola di Dio ci proietta verso i tempi che verranno. È sempre il Dio che verrà, il Dio che viene, non un Dio che è venuto e tutto si è chiuso, che è venuto ma che ancora verrà. E quindi nel cuore del cristiano ci deve essere sempre la speranza, deve sempre guardare lontano, deve sempre credere che il domani può essere più bello dell'oggi. E darsi da fare perché ciò accada, ecco. E oggi con i tempi che corrono, la crisi galoppante, eccetera, c'è più paura secondo lei o più speranza nei cittadini? Beh, la gente vive senz'altro la paura in questo senso. Anche voi toccate nelle comunità, si tocca con mano la crisi. La tocchiamo con mano tutti i giorni, le sofferenze delle famiglie. Perché se ci sono gli abituali, quelli che vengono a cercarti ogni giorno, quell'euro, quel pacco di pasta, quella cosa, eccetera. Però ci sono poi i casi seri, che magari vengono nel silenzio, che ti raccontano le loro sofferenze, la mancanza di lavoro, il tentativo di cercare lavoro adesso in un'altra città oppure andare all'estero e così via. E nella Chiesa vedono un punto di riferimento. Sì, insomma, ma che però, logicamente fino ad un certo possiamo punto. Salvare, certo. Possiamo risolvere, possiamo come dire essere vicini. Spesso il ruolo... della Chiesa, il ruolo nostro non è quello di lenire, cambiare, togliere, risolvere le sofferenze, ma quello di farsi compagni di viaggio, di non farli sentire soli, sono con te, vivo con te, e quello che posso cerco di farlo assieme a te. Ecco, molte volte poggiare, avere una spalla su cui potersi chinare e piangere è molto importante, perché la sofferenza, e a questa aggiunta la solitudine, è ancora più terribile. La sofferenza, qualcuno con cui sfogare proprio la tua sofferenza, dire le tue cose, già ti libera e magari ti fa guardare ora i passi che posso fare, quali sono? Devo arrendermi o c'è ancora un tentativo che posso fare? E questo è molto importante. Se si resta chiusi in se stessi, spesso si resta fermi, bloccati e aspettando la fine. Nel momento in cui ci si riesce ad aprire, a gettare fuori quella che è la propria sofferenza, allora magari può nascere la ricerca di una via d'uscita. Se c'è un carattere forte, ovviamente. Ecco, la ricerca di una via d'uscita, di un tentativo nuovo. Dopodiché, la sua comunità invece, che momenti vive? Diciamo così. Anche questo. La mia comunità è una comunità particolare, perché è una comunità molto piccola, perché è formata da 6 ragazzi, che sono i ragazzi che si stanno preparando per diventare sacerdoti e sono in seminario. Lui è direttore spirituale dei seminaristi. La vocazione in provincia? Abbiamo delle prospettive, questi 6 ragazzi che sono quelli che attualmente studiano. 5 li abbiamo qui a Ragusa, uno sta completando gli studi a Pavia, fra qualche giorno conseguirà il grado accademico di baccellierato qui a Ragusa, nel nostro istituto teologico, e poi farà la licenza, una licenza di specializzazione alla facoltà dell'Italia Settentrionale a Milano. Ci sono 2 ragazzi che chiedono di entrare in seminario, stanno facendo un percorso di
valutazione per entrare ad un anno propedeutico, che è quello che poi li metterà alla vita di seminario vero e proprio. Si cerca di cogliere da questo punto di vista l'opportunità delle vocazioni che ci sono, che sono un dono di Dio, di sostenerle, ma anche perché possono essere degli uomini, dei preti che possono annunciare oggi un Vangelo. Certo, non sono i numeri che c'erano una volta, sono pochi ragazzi, ci sono molte distrazioni, il clima non è favorevole alla nascita delle vocazioni. Però ecco, quelli che intraprendono questa strada, che seguono questa vocazione, oggi mediamente è più difficile che a un certo punto lascino perdere, per così dire. Sì. Perfetto, dobbiamo chiudere, ci fanno segno alla regia che dobbiamo chiudere. Ringrazio gli ospiti questa sera, Padre Antonio Baionetta, grazie per essere stati con noi, Don Tonino Puglisi, insegnante grazie del Carducci di Comiso, grazie come sempre a chi ci ha seguito, appuntamento a domani sera, buonasera. Buonasera.